Salve a tutti, sono Luca Casalena di ClaroNav. Obiettivo di questo video tutorial è presentarvi l'operatività della chirurgia guidata dinamica di Navident, iniziando con il posizionamento del paziente e del Navident rispetto al paziente. Notate che il posizionamento della Navident è sul lato sinistro del paziente, laddove l'operatore è destrimano. Viceversa, se è mancino, il posizionamento sarà sul lato destro del paziente. Vediamo adesso la schermata della navigazione dinamica, vediamo i quadranti, in particolar modo il mirino, con le informazioni che il mirino fornisce, informazioni che sono legate appunto all'asse dell'inserimento dell'impianto, all'angolo e alla distanza rispetto all'apice dell'impianto. Quando si centrano queste tre informazioni, ecco che l'operatore inizia la sua osteotomia e quindi il numero decresce, il vettore di destra decresce a indicare che si sta raggiungendo l'apice dell'impianto. Quando raggiungerà l'operatore l'apice, ecco che il vettore diventa rosso e quindi si ferma. Vediamo in questo caso una mascella e quindi vediamo il posizionamento della mascella rispetto allo schermo. Adesso vediamo la parte di operatività. La calibrazione dell'asse del manipolo, che viene fatta una sola volta, per poi arrivare a calibrare la lunghezza di lavoro della fresa. Questa calibrazione verrà fatta ogni volta che sarà modificata la fresa. Dopodiché l'operatore, come abbiamo visto prima, si posiziona in prossimità dell'asse dell'impianto dopo aver toccato un punto anatomico per misurare la precisione del sistema stesso e cercherà il centro del mirino, riducendo quindi la distanza rispetto all'asse dell'impianto, l'angolo, e quindi in qualche modo ottimizzando la posizione. In questo momento lo vediamo prima a sinistra e poi a destra, così come l'operatore passa dalla zona posteriore alla zona appunto centrale. Una volta che ha trovato la zona centrale, ecco che inizia l'osteotomia, si riduce progressivamente la distanza rispetto all'apice fino a quando appunto l'operatore vedrà il countdown a meno di un millimetro fino ad arrivare appunto all'apice dell'impianto stesso. Grazie.